Buongiorno a tutti, a studenti, a Valentina, a Alessandro, a Valeria e a tutti coloro praticamente che sono presenti. Allora, io ora passo la parola a Valentina che vi presenterà Alessandro Gallo, scrittore, attore, regista, amico e persona di uno spessore e di un valore veramente unico. Allora, Valentina innanzitutto, Papale, scusate, non ve l'ho presentata. sì. Valentina Papale è responsabile dell'Arci. Ho dato per scontato che tutti lo sapessero, ma invece non è così. Sono Valentina Papale, sono appunto la referente del settore legalità per l'Arci Empolese Valdelsa e alcuni di voi probabilmente li ho già incontrati, diciamo, nel corso degli anni, per via comunque delle progettazioni, dei progetti che portiamo avanti all'interno delle scuole. E stamattina sono più che felice di ritrovarmi, diciamo, in una mattinata ancora una volta in compagnia di Alessandro, che è ormai un nostro compagno da anni nella realizzazione dei progetti sulla legalità e sull'antimafia sociale. Alessandro, di cui sicuramente, come so, grazie anche alle informazioni della professoressa Desideri, avete letto alcuni libri e conosciuto sostanzialmente la sua storia. Come sapete, Alessandro appunto è attore, scrittore, regista teatrale e da anni lavora nel campo dell'educazione alla legalità. Sostanzialmente ciò che ci piace di più di lui è che ha fatto dell'educazione alla legalità per i ragazzi fondamentalmente la sua scelta di vita, la scelta che gli ha cambiato la vita. Aveva infatti, era poco più forse che maggiorenne quando la vita gli presentò, fece sì, diciamo, che si presentasse dinanzi ad un bivio, quindi fu costretto a scegliere se restare il figlio di e quindi portare avanti un certo peso sulle spalle e una sorta di eredità, questa forte eredità sull'appartenenza appunto del padre alla criminalità organizzata, oppure se appunto prendere un'altra strada e scegliere sostanzialmente il mondo che la madre, più che altro, gli aveva sempre fatto conoscere, quindi un mondo fatto di lavoro, di sacrifici, di onestà e di buoni valori. Allora, Alessandro ha fatto, diciamo, della narrazione sia scritta che recitata l'unico strumento che secondo lui ancora oggi ha un peso e un valore con i ragazzi. Molti appunto sono i ragazzi che come voi hanno letto alcuni dei suoi libri, come appunto Scimmie ed Era tuo padre, uscito tra l'altro l'ultimo appunto dei suoi libri. E quindi io lascerei più che altro spazio a quella che è la vostra curiosità, oltre che al racconto di Alessandro, e vi inviterei ad approfittare della sua presenza, che oltre ad essere una presenza istrionica, piacevole e simpatica, più che altro, secondo me appunto è una persona che insegna molto, anche se in brevi incontri come questo qui di stamani. Quindi io non toglierei altro spazio, vi ho fatto giusto una presentazione generale, ma sono sicura che già sapevate molte delle informazioni che io vi ho dato e quindi passerei la parola ad Alessandro se lui è d'accordo. Sei d'accordo? Sì, certo. Allora, innanzitutto, buongiorno ragazzi. Stamattina riflettevo che credo che sia il terzo anno tipo che ci incontriamo. Peccato che quest'anno sia così, in distanza, però insomma ce la facciamo passare e cerco in tutto il tempo che ho di farvi riflettere, di rispondere a tutte le vostre domande, alle vostre considerazioni sul mio romanzo. Io so che voi avete letto, tra l'altro, due romanzi importanti perché il primo è un romanzo di apertura della mia carriera, il secondo invece è l'ultimo romanzo che non è di chiusura della mia carriera, anzi me lo auguro, e sono due romanzi completamente diversi, sia dal punto di vista della scrittura, ma soprattutto anche dal punto di vista proprio storico e della storia che ho trattato.
Quindi io più che parlare da solo e rischierei di, come dire, anticipare anche tutta una serie di risposte delle vostre domande, cosa che mi capita spesso, facciamo che quando volete, uno alla volta, iniziate a interrogarmi e io cercherò di andare bene a questo esame. Ognuno alla volta, non vi appiccicate, mi raccomando. Vai Alessia. E innanzitutto mi è piaciuto molto il libro Era tuo padre. Cioè, volevo, siccome è una storia che comunque la tocca nel personale, volevo sapere se quel romanzo fosse stato più difficile da scrivere rispetto agli altri che magari avevano una storia incentrata su altro. Ma in verità nessun romanzo scritto in questi anni, ma neanche nessuno spettacolo teatrale che ho scritto, sono stati per me difficili. Nel senso che, ragazzi, voi non nel vostro immaginario pensate che l'autore, l'artista in generale, per poter produrre qualcosa debba per forza soffrire. Io non faccio parte di quella categoria là. Io mi reputo quasi una sorta di falegname artigiano dell'arte e quindi così come un artigiano apre botteghe e riesce a costruirvi una sedia in poche ore, io apro la mia bottega, in questo caso è questo mio ufficio in centro a Bologna, e riesco appunto a raccontarvi storie, a scriverle senza nessuna difficoltà, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista professionale. Quando è che trovo difficoltà? Le mie difficoltà le trovo dopo, nel momento della lettura. E allora è lì che mi frego. Quando dopo qualche tempo, dopo che passa tempo, ritorno sulle mie storie, le rileggo, a un certo punto passo da falegname artigiano dell'arte, passo invece a un semplice lettore spettatore e lì inizio, come dire, a sentire un po' di difficoltà dal punto di vista emotivo e capisco che avviene un passaggio naturale che è quello dello straniamento, appunto scrivo senza neanche troppo peso dal punto di vista autobiografico nelle mie cose, ma che poi quando leggo mi ritrovo invece tutto il mio mondo inaspettatamente. Questo perché avviene? Avviene perché io vengo dal mondo del teatro, vengo da una scuola completamente diversa del mondo del teatro, che non è la scuola di un certo Stanislavski che ci chiede che l'attore e l'artista deve immergersi all'interno delle proprie storie a tal punto che dopo 7-8 repliche di spettacolo deve chiamare uno psicologo. Io vengo da un'altra scuola invece, che è quella che il nostro compito è quello di fotografare la realtà e narrarvela. Ma per poterlo fare bisogna avere il coraggio e gli strumenti di stare fuori da questa realtà, straniarsi da questa realtà, prendere le distanze da questa realtà. Perché se no si rischia che il nostro mestiere diventa una sorta di prendere parte continuamente alle storie stesse che si raccontano. E questo è sbagliatissimo. Bisogna avere, come dire, mai un giudizio personale su quello che si sta raccontando. E quindi, così come io lo faccio come artista a teatro, lo faccio anche nella mia scrittura. Anche se racconto storie personali, io da subito ne prendo le distanze. Dal punto di vista personale, quindi anche sentimentale ed emotivo. Quindi per me è facilissimo raccontare. Il problema è dopo, quando mi soffermo sulle storie e scopro, ma questo anche dopo tantissimi anni, scimmio ogni volta che lo rileggo, mi sembra di leggere un nuovo romanzo, scopro dei sottotesti che io non avevo preso in considerazione, in relazione appunto alla storia che sto raccontando e alla mia storia personale. Dicevo, potete procedere con altre domande. Una te la voglio fare io, Grazie. perché mi sembra che sia molto importante per tutti. Allora, dicevo, mi racconti quella storia meravigliosa di quando te, ragazzino, praticamente ti sei ritrovato in quella determinata famiglia e da lì come hai fatto praticamente ad arrivare a essere quello che sei, quindi a non continuare a usare le scorciatoie, ma usare un'altra via. Sì, tutto è avvenuto perché più o meno a 12 anni ho avuto una punizione
E questa punizione fu proprio quella di fare un laboratorio di teatro. Io sono nato e cresciuto nel Rione Traiano, che è questo quartiere di periferia che tra l'altro racconto in Scimmie, e in questo mio rione la maggior parte dei miei ragazzi, dei miei amici di banda della Paranza erano tutti comunque legati da un filo rosso che li portava comunque in una galera. Io avevo mio padre in galera, mia cugina in galera, mio cugino in galera, mia zia in galera. E normalmente quando si faceva gara a chi aveva più capi di imputazione in famiglia, io vincevo su tutti perché avevo due 41 bis, due associati alla mafia. Ed erano mia cugina, detta Nikita, e mio padre, che per 12 anni è stato un narcotrafficante, mentre invece mia cugina, il soprannome era Nikita, la prima donna killer. Quindi siamo cresciuti in un quartiere dove ogni mercoledì, ogni sabato si faceva, come dire, la fila fuori di una galera per andare a trovare un parente. Io non mi sono ritrovato in questa famiglia, io ci sono nato, nel senso che come Arturo, come Assunta, detto Susetto Masculun, come Jenny, come Pasqualino Orecchiabella, come Belli Capelli, insomma tutti noi avevamo un soprannome. Ci siamo nati. E che cosa accade quando si nasce una famiglia del genere? Soprattutto in un quartiere come il mio, dove chiunque aveva un legame con una famiglia di criminali, la criminalità non era esclusiva di quella famiglia. E a casa mia c'era mia cugina, c'era mio cugino, c'era mio padre che facevano atti illegali, atti illeciti, ma nello stesso tavolo a Natale si sedeva mio cugino, ammiraglio della Marina, si sedeva mio zio, vice brigadiere. Vice capo, scusate, della polizia municipale, si sedeva mia mamma, che era un'infermiera, seppure era la moglie e poi ex moglie di un camorrista. Insomma, eravamo una famiglia un po' così come spesso viene descritta nei film di Eduardo De Filippo. È una sorta di frittura di paranza dove tu trovi l'alice buona, trovi il calamaro buono, ma rischi di mangiarti una spigola che ti fa molto, molto male. Questa è la classica famiglia del meridione e questa è la classica famiglia, ragazzi. Italiana, no? Che però c'è questo legame, detto anche familismo maledetto, che attorno a un tavolo, quando arriva il boss, posa la pistola, quando arriva mio zio, posa la pistola, perché mio zio era appunto un vigile, ci si siede a tavola e a un certo punto, per quella festività natalizia di Pasqua o qualsiasi domenica, ci si dimenticava, appunto il proprio ruolo all'interno della società, all'interno del quartiere. E ciò che faceva più male, che più fa male nel classico familismo all'italiana, è che noi siamo un po' come le formiche. E cosa accade? Quando la formica operaia, la formica è lavoratrice, la formica conosce molto bene il senso del branco. Basta pensare solamente che se una formica singola, una povera crista in difficoltà, basta che con quelle due antennine che ha, praticamente chiama al cospetto le altre formica ad aiutarla. Ecco, allora dovete immaginare che la mia famiglia è stata come un enorme formicaio, dove ogni tanto usciva la formica ribelle e ogni tanto bisognava correre a salvare questa formica ribelle. Non importava per noi chi fosse questa formica ribelle, poteva essere il mio fratello che era un ragazzo tranquillo, ma poteva essere anche la mia cugina che era un'affiliata alla camorra. Immaginate a un certo punto uno scarafone che trova uno scarafaggio che trova una mollica di pane. Una bella mollica grossa, lo scarafaggio che difetto ha? Lo scarafaggio, a parte che è brutto, però ogni scarafone è bella mamma soia, lo dice anche Pino Daniele, ok? A parte che è brutto, ma è bello grosso, è pesante, fa fatica a portare via questa mollica di pane. Ad un certo punto arriva la formica ribelle da sola e passa e passa sotto a sto barcone da dove si guaglione, arriva allo scarafone, guarda la mollica di pane, capisce che lo scarafone in un chiattone in merda non ce la fa a portarsi via la formica e tranquillamente, senza nessun problema, con la cazzimma, che non ve la so spiegare perché è difficile spiegare che cos'è la cazzimma, si avvicina allo scarafaggio e gli scippa la mollica di pane. Solo che la formica non prende in considerazione il fatto che lo scarafone è chiatto e brutto, ma ha molta più forza della formica. Seguitemi bene. Lo scarafaggio con una sola zampa piglia e fa cappottare la formica e le fa molto male. Ad un certo punto scarafaggio si incazza e dice: ma come tu vuoi rubare il mio pane? E si attacca contro la formica, gli si mette addosso. La formica è sola, non ce la fa. E che cosa fa? Con quelle due antennine chiama le amiche, chiama i familiari nel formicaio. E tutta sta banda di formiche, voglio provate, ci escono milioni di formiche, senza se e senza ma, senza chiedersi il perché. Questi due stanno litigando, salgono su alla luce,
vanno su alla luce, vanno contro lo scarafaggio, boffoni mazzate, si prendono la mollica di pane e si portano anche via la formica. Quando tornano nel formicaio, mica vanno a chiedere alla formica ribelle: "Uè, sì, ciuciù, ma perché tu stavi litigando con lo scarafaggio?" Mica vanno a chiedere alla formica chi avesse ragione, capitemi bene. Ecco, questo è quello che io chiamo il classico familismo del meridione. E questo è quello che ci ha insegnato la mia famiglia. Tu non importa chi è quella formica. Se ti chiedi aiuto, tu sali su e non devi dare spiegazioni, non devi chiedere spiegazioni, non devi chiedere chi ha torto o chi ha ragione. Tu inizi a dare mazzate. Salva il tuo essere e poi ne parliamo. Ecco, io in questa famiglia sono cresciuto. Famiglia fatta di codici completamente sbagliati, no? Codici dove non esiste legalità democratica. Codici dove non c'è giustizia sociale, perché quando immaginate mia cugina nei panni di quella formica, strappa il pane ad uno scarafone, ok? E beh, quando si arriva su, in uno stato di diritto, si dice: "Guardi, ma perché state litigando? Qual è il problema?" E invece no, siccome quella è un mio essere, un nostro essere, sangue del mio sangue, io la difenderò a priori, perché bisogna farlo per la famiglia. Ecco. Io in questo contesto che sono nato, che però non è che sono nato solo io in questo contesto, nel mio quartiere molti ragazzi sono nati in questo contesto e purtroppo molti ragazzi continuano a nascere in questi contesti. Che cosa accade però? Che a un certo punto ti ritrovi in una scuola media e in questa scuola media con tutti i tuoi amici, perché era così, no? Io mi sono ritrovato nella mia scuola media con tutti i miei amici del quartiere, a vivere H24 le giornate a scuola senza far nulla ed elogiando questo nostro comportamento. È perché in un quartiere come il mio, se sei figlio di, hai un sacco di benefit, è inutile nasconderlo. Non solo nel mio quartiere, nella vita tu cresci e se sei figlio di, soprattutto a Napoli, di benefit ne hai tantissimi, ok? Che possono essere da cose frivole, che ti porta a Marina, più bella della scuola, nella pizzeria, e c'è qualcuno che paga per te, o che tu non devi neanche pagare, perché tanto passa papà, ok? Oppure le cose più importanti, ti presenti ad un provino, non ti fanno recitare, perché tu sei figlio di, e passi direttamente e finisci un posto a scuola a fare l'attore. Anche questo succede a Napoli. Ok, ma non solo a Napoli, in generale in tutto il bel paese funziona che se tu sei, come dire, hai il cognome giusto e la famiglia giusta, può essere criminale o no, ragazzi, attenzione, succede nell'imprenditoria, ma succede anche nella politica pulita, ok? Questo è normale che se hai il cognome giusto, alcune porte ti si aprono, ok? E quindi immaginate un gruppo di ragazzi in una scuola media con i cognomi giusti, con le porte che si aprono. Poi a un certo punto arriva una professoressa di una scuola ricca del Vomero, che è un quartiere ricchissimo di Napoli, e decide di volersi trasferire nella nostra scuola, nel purgatorio del Rione Traiano, e di chiudere tutte queste porte, di sottrarci qualsiasi benefit, di portarci tutti sullo stesso piano. E lo fa attraverso il teatro. A noi questa cosa ci dà fastidio, e quindi decidiamo, come dire, di dar fastidio all'insegnante, di bloccarle il laboratorio di teatro, e siamo arrivati fino appunto a distruggerle, il teatro, la scenografia, i copioni. La punizione fu proprio quella di rimettere su il teatro, di ripulirlo e di fare il laboratorio. E fu così che piano piano, un giorno, ogni giorno di punizione, ogni giorno di punizione, piano piano, io ho scoperto il teatro, io ho scoperto anche la bellezza di stare all'interno di un gruppo senza dover sottolineare quel maledetto senso di appartenenza. Allora accade che a 12 anni scopri il teatro, e poi accade che dopo la licenza media la professoressa ti chiede, perché così è successo a me, ti chiede di continuare a fare teatro, ma io non sapevo dove poterlo fare. La prof si inventò un progetto per lasciarmi in quella scuola, di insegnare teatro assieme a lei e ai ragazzi del mio quartiere. E poi sono arrivato a 19 anni, mi sono preso un diploma. E ho deciso, o meglio, mia madre e l'insegnante hanno fatto di tutto per appunto investire su quello che loro chiamavano talento, ma che aveva bisogno di un metodo, perché senza il talento non si va da nessuna parte, ragazzi. E il metodo poi me l'ha dato l'università, il DAMS di Bologna, perché furono loro appunto a indirizzarmi all'università di Bologna a studiare il teatro, a studiarlo non come attore, come autore, perché lo ero già.
Ok, ho iniziato giovanissimo, ragazzi. A 14 anni ero già in un'accademia teatrale a Napoli, andavamo già in tournée, quindi non avevo bisogno di stare in scena, ok? Avevo però bisogno di capire chi ha fatto ciò e ha reso possibile al teatro di essere quello che è, un'enorme struttura articolata, una macchina emotiva importante, e quindi dovevo studiare. E allora mi indirizzarono al DAMS, mi sono trasferita a Bologna, ci dovevo restare 3 anni, invece ne sono passati 15. E penso che ne passeranno altri 15, tanti miei figli sono nati qua. Ce l'hanno scritto sulla carta d'identità, glielo rinfaccerò sempre. Bologna. Domande? Una domanda che volevo chiederle è: secondo lei qual è il modo migliore per riuscire ad arginare il problema della criminalità organizzata? Praticamente Mattia mi chiede di andare a vivere su Marte. Io credo che non c'è un modo migliore. Voi, la prima cosa che dovete capire, ragazzi, è che le organizzazioni criminali, le mafie, non sono piccoli eventi catastrofici o terroristici di questo paese. Le organizzazioni criminali sono qualcosa di molto più complicato e articolato, che si compongono di uomini, che si compongono di forze umane e di forze economiche, ma che sono tali queste forze, perché ciò che li rende quelli che sono non è il crimine inteso come organizzazione criminale, attenzione, ciò che li rende forti siamo noi, con i nostri comportamenti mafiosi quotidiani. Ciò che li rende forti è la nostra non conoscenza dello Stato di diritto. Ciò che li rende forti è la nostra non più voglia di ribellarsi a nulla, neanche alla sottrazione di diritti basic, diciamo. Non dico i premium, dico i basic che uno dovrebbe avere. Ecco, è questo che rende forte le organizzazioni criminali. Quindi per distruggere e per fermare un'organizzazione criminale, paradossalmente non si deve andare alla punta di questa piramide criminale a arrestare il mafioso. È la cosa più facile da fare. Ma bisogna invece fare tutto il lavoro nelle fondamenta. E quelle fondamenta, ragazzi, non sono fatte di criminali, sono fatte di gente normale, è fatta di società civile. E la piramide criminale si compone in questo modo. Alla base di una piramide criminale non ci sono i picciotti, alla base c'è la società civile. Ecco, perché è lì che vanno a pescare consenso. È lì che vanno a pescare risorse umane e anche economiche. Se basta immaginare il pizzo, il racket che le mafie fanno, okay, nei confronti dei commercianti. Ecco, noi se vogliamo veramente combattere le mafie, bisogna appunto investire tutto sulla conoscenza e sul sapere, tutto su una futura generazione, su una futura generazione di dirigenti che da subito, già dalla vostra età, prendono parte in questa lotta. È facilissimo, ragazzi, andare a casa di un mafioso ed arrestarlo. Ma ogni volta che si arresta un mafioso, mica si sottrae consenso sui territori mafiosi e non. Anzi, a volte capita che se non si lavora culturalmente, ogni volta che si sottrae un mafioso, il mafioso paradossalmente si porta a casa molto più consenso, perché se ne sente la mancanza. Perché in una zona di un paese dove lo Stato ha sempre, dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista culturale, dal punto di vista del welfare, e tutto ciò viene sostituito dal potere del mafioso, quando noi sottraiamo il mafioso, guardate ragazzi che stiamo a fare un favore alla mafia, perché in alcuni territori la mafia ha sostituito al 101% lo Stato. E questo ormai è visibile a tutti. Ieri sera su Presa Diretta, vi invito a vedere la puntata sul replay. Hanno fatto uno speciale sull''Ndrangheta. Io ho la fortuna nella mia vita di lavorare col procuratore Gratteri. E il procuratore Gratteri è questo che ci fa capire. Il procuratore Gratteri, in un passaggio di una conferenza stampa di un'importantissima operazione, l'operazione Scotto, 300 persone 'ndranghetiste arrestate, dice una cosa. Lui parla poco, ma quando parla, insomma, è molto chiaro. Dice: vedete alle mie spalle questi uomini incappucciati, erano tutti carabinieri, hanno fatto qualcosa di importante. Ma adesso tocca a voi, perché loro l'hanno fatta la cosa importante.
Ma adesso tocca a voi. È questo che ha detto a tutti i ragazzi della Mezzia Termia, di Mezzia Terma, di Gioia Tauro. Io adesso vi ho sottratto 300 ndranghetisti. Per ogni ndranghetista sottratto, blocco una famiglia di 70-80 persone. Stiamo parlando che il processo Scott ha fermato un attimo, dal punto di vista economico e culturale, migliaia di mafiosi. Li ha fermati. Ecco, però cosa dice Gratteri? Dice, io adesso ho fatto questo. Loro hanno fatto questo, ma adesso voi che cosa volete fare? E come lo volete fare? Ecco, Mattia, questo noi dobbiamo iniziare a ragionare, su questo dobbiamo parlare, di questo dobbiamo discutere quando si affronta il tema delle organizzazioni criminali. Non tanto il fatto la mafia è brutta e cattiva, o sappiamo che una mafia è brutta e cattiva. La mafia è violenta, lo sappiamo. La mafia è anche lo Stato. Abbiamo scoperto l'acqua calda. Ok? Il problema è un altro. Ma noi dentro a questo sistema brutto e cattivo, a questo sistema corrotto, a questo sistema di convivenza tra Stato e mafia, ma noi da che parte stiamo? È tutto là. Uno studente, Andrea Vacchi, ha utilizzato una parola chiave, omertà. Scusa. Sì, letta. Scusate, Giusto. Sì, scusate, chi è? scusate, Valeria, Sì, Valeria, Valeria! buongiorno. Ciao, Valeria, sono... buongiorno! buongiorno a tutti. Sì, un piccolo inserimento, poi naturalmente tutto lo spazio che volete. Alessandro, anche a me ha colpito quella affermazione di Gratteri, proprio in maniera quasi testuale, mi permetto di sottolinearla insieme a te. Ha detto: noi abbiamo liberato degli spazi, ma adesso tocca a voi riempirli. Questo fatto che la società civile, che alcuni cittadini, che tutti coloro che in qualche modo operano per una cultura della legalità democratica debbano riempire gli spazi lasciati vuoti dalla criminalità, secondo me è stato veramente efficace ed emozionante come affermazione. Lo condivido in Ma pieno. io a volte resto veramente colpito di come a volte bastano pochissime parole, vedete? Cioè, vedetevelo quel pezzo della puntata, anzi, vedetevela tutta la puntata. Il procuratore Gratteri in quella conferenza parla 30 secondi, ci dice tutto e ci sta pure rispondendo ogni volta che noi diciamo, ma non fanno mai niente, ma lo Stato dorme, ma non li arrestano. E i magistrati sono corrotti e un po' ci avete rotto gli Zebedei, Gratteri, quello vi sta dicendo. Cioè, ragazzi, sono numeri spaventosi. Il processo Scott, il processo è come dire uno dei processi più importanti che verrà fatta all'Ndrangheta. O meglio, lo stanno facendo, ma giustamente c'è solo spazio per il Covid sui giornali, c'è solo spazio di problemi tra Covid e politica. Ma è quasi un anno che il procuratore Gratteri ogni settimana fa udienza e si ritrova davanti a sé centinaia di 'ndranghetisti da dover tenere e chiudere in galera per sempre, fine pena mai. Eppure non se ne parla, ragazzi. Ecco, anche di questo dobbiamo iniziare a sottolineare, di come anche lo stesso giornalismo, di come anche la stessa informazione non faccia più il proprio dovere nella narrazione delle mafie. E quando lo fa, sceglie due strade. O la strada troppo neutra, io ti racconto il fatto, ma non ti faccio un'inchiesta, e cronaca la fotografo, punto. O peggio ancora, la strada dell'esistenzialismo. Io ti racconto le cose in modo troppo pomposo, mettendoci sopra anche un carico di giudizio mio personale, che è sbagliatissimo perché un giornalista non deve giudicare. Volevo farle una domanda che non riguarda il libro in per sé, ma in generale. Ha paura di probabili ripercussioni da parte della mafia o dalla sua famiglia per ciò che racconta o scrive? Ma certo, ragazzi, questa domanda rispondo sempre ormai da anni nello stesso modo. Non esistono eroi, ok? Nessun eroe, anche gli stessi uomini caduti nella lotta alla mafia, come Falcone, Borsellino, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giancarlo Siani, non sono e non erano eroi. Sono stati semplicemente dei cittadini con alle spalle degli strumenti professionali che li hanno usati al 100% per lottare la criminalità organizzata. E
e loro stessi sapevano molto bene che era rischioso farlo e sapevano molto bene che alla paura, tu alla paura rispondi con il coraggio, rispondi con la riflessione, rispondi col fatto che non puoi, come dire, pensare di sconfiggere le mafie perché ti senti Batman. Anzi, le mafie le puoi sconfiggere proprio perché conosci molto bene la paura. E la paura, ragazzi, è un sentimento. Non bisogna essere indifferenti alla paura. Non bisogna avere paura della paura, perché sennò sei fregato. Mentre invece tu la paura sai che c'è, sai che stai facendo qualcosa di rischioso, però sai molto bene che lo devi fare, perché facendolo contribuisci ad una battaglia. E uno può dire, vabbè, ma io potrei fare anche altro. E io spesso rispondo, ma io altro non lo so fare. Se io per 18 anni ho vissuto in un territorio che mi ha dato la possibilità non di vivere 18 anni della mia vita in una città, ma di viverne 50, perché Napoli ogni anno ne vivi più di una vita, per quale motivo io poi mi trasferisco al nord, mi guardo attorno e conosco e capisco e comprendo le organizzazioni criminali, per quale motivo io non debba raccontarle? Perché mi devo sottrarre a questa narrazione? Ecco, questa si chiama omertà, questa si chiama appunto diffidenza, indifferenza. Invece no, io gli strumenti ce li ho, per fortuna, con tutti i problemi avuti, per fortuna ce li ho. Ed ecco, allora li metto in campo e racconto queste storie, pur sapendo che queste storie mica fanno piacere a tutti. Ecco, non è che un domani mi trovo, faccio un meet con i mafiosi che mi interrogano sul mio romanzo. Potrebbe essere interessante, no? Adag che mafiosi, potrebbe essere interessante, chissà. Potrebbe però accadere che qualche mafioso, appunto, come dire, si faccia vedere o sentire, perché ho scritto quel capitolo là o ho scritto quella storia lì. Ma quello, ragazzi, si chiama rischio di impresa. Anche voi tutti i giorni vivete dei rischi di impresa, no? Entro o non, una volta, entravo a scuola una volta, mi faccio interrogare o non mi faccio interrogare? Mi faccio interrogare, ma non conosco bene il capitolo, però babbo, va, voglio rischiare. Anche voi vivete dei rischi di impresa. C'è Anna Corti che mi scrive: quando può rispondermi, può parlare della sua associazione denominata Caracò? Certo, Anna. Grazie. Caracò, ragazzi, è una piccola, ma una volta era piccola, adesso ormai stiamo crescendo, casa di produzione teatrale, da quest'anno anche cinematografica, che si occupa di prodotti educational ed editoriali nel campo della legalità e della cittadinanza attiva. Noi siamo una ricca associazione con dentro diverse figure che rispecchiano diverse competenze nel settore delle arti, della comunicazione, del giornalismo e anche nel terzo settore della formazione. E quindi abbiamo deciso di metterci tutti assieme, di costruire questa casa dove appunto produciamo continuamente prodotti editoriali, teatrali, educational e da pochi mesi abbiamo inaugurato un portale che vi invito a seguirlo, che si chiama www.educatv.it. È un portale a supporto della didattica, dove dentro ci trovate film, spettacoli teatrali interattivi, lectio magistralis, webinar, e dove spesso attiviamo anche laboratori con le scuole per aiutare i professori, ma soprattutto voi, ad avere un rapporto diverso col mondo del digitale e delle arti. Insomma, siamo una realtà cresciuta, nata per caso all'Università di Bologna nel 2011 ed oggi, insomma, dopo 11 anni di attività, siamo ormai un'impresa del terzo settore. Sì, Alessandro. allora sì, c'è Ferracuti che non ha il microfono, quindi faccio io la domanda. Chiedeva se, dice, nel libro Era tuo padre, ha associato il suo personaggio a una figura femminile. C'è un motivo? In verità, in tutti i miei romanzi c'è sempre una figura femminile dirompente, a volte protagonista, come era tuo padre, o anche come in Andrea torna a settembre, o a volte è coprotagonista, o a volte invece è un personaggio secondario, ma che però diventa poi la chiave di lettura del romanzo stesso. Perché? Perché io sono cresciuto in una famiglia di solo donne,
e quindi ho sempre visto la figura femminile nel bene e nel male come una figura preziosa. E quindi mi porto sempre nella mia scrittura personaggi femminili forti, dirompenti, anche quando non sono protagonisti. Ed è normale che all'interno di questi personaggi femminili ci siano anche, come dire, elementi autobiografici. Perché però, come ho detto prima, non, come ho detto prima ad Alessia, non li decido io, ragazzi. Li decide la scrittura stessa, mentre scrivo. Me ne accorgo dopo. Allora, io volevo chiedere, lei come testimone gira nelle scuole e promuove l'legalità, però c'è qualcosa che vede il comportamento dei giovani che non le piace oppure la fa dubitare del fatto che non abbiano preso il messaggio o non trattino l'argomento con serietà? A parte il fatto tipo magari di noi che non la vediamo come una cosa molto lontana, quindi magari ci sembra solo un racconto e dice loro non la capiscono, però magari anche tipo quelli di giù, come trattano l'argomento quando lei gliene parla? Ma in verità io vi adoro per questo motivo, nel senso vi adoro proprio perché siete a volte superficiali, a volte indifferenti, a volte menefreghisti, ma poi nello stesso tempo in un nanosecondo siete molto più intelligenti, molto più svegli, molto più attivi, molto reattivi, più di noi. Siete belli per questi. Quindi io non mi permetterei mai di giudicare la scarsa attenzione di un ragazzo, perché il mio obiettivo è proprio quello di portarvi poi in una strada, mano per la mano, la camminiamo assieme verso l'attenzione, la conoscenza dei fenomeni o altre questioni, altri temi. Quindi sì, mi capita spesso, forse il 99% delle volte, ma per me non è questo motivo di giudizio o di arresa, anzi è normalissimo. Sono stato anch'io ragazzo, peggio di voi, voglio, siamo guaiati io proprio. Quindi sarei ipocrita, come dire, a diventare una scuola e dire mi devi ascoltare, ciuccia! No. Penso di essere ancora ciuccio di come lo ero alle scuole superiori io, quindi insomma, non so molto bene di che generazione sono stato io e di che generazione siete voi. Adesso il mio compito è quello appunto di accompagnarvi nel capire e nel comprendere le cose. Io mi sento educatore, non è che vengo in una classe appunto do per scontato che dovete essere tutti ligi e preparati su una questione. No, sarebbe da stupidi. Un altro studente, Alessandro Franchi, chiede se hai preso ispirazione da qualche personaggio famoso che lottava contro la mafia per scrivere il tuo libro. Punto di vista sul tema lotta alla mafia non mi sono ispirato a nessun personaggio, se non mi sono sempre affascinato, sono sempre stato affascinato da questa figura del giornalista napoletano Giancarlo Siani. Ma perché? Perché è stato diciamo, la prima figura anticamorra che la professoressa a scuola media ci ha raccontato. Mentre invece penso che ho avuto dei maestri più sul campo della scrittura e della drammaturgia teatrale. Uno in particolare, due ne sono, uno si chiama Annibale Ruccello. Autore napoletano deceduto giovanissimo negli anni 90, e il secondo è Edoardo De Filippo, anche lui stesso autore napoletano, e sono quelli, diciamo, le mie fonti di ispirazione. Appunto, autori di teatro che mi hanno dato la possibilità di studiare e di crescere dal punto di vista proprio della scrittura. Grazie. Andrea Bacchi ha una domanda. Il punto di vista della donna è sempre visto? La donna è sempre vista con un punto di vista di verità e di lealtà, perché non è, la donna è sempre stata meglio dell'uomo, se mi passi il termine, no? Perché, come si sa, l'uomo è stato creato, no? Come. Allora, le figure femminili nel mondo della mafia e dell'antimafia sono tutto, perché sono le donne che decidono se un bimbo deve finire in un clan, sono le donne che decidono se diventare alibi dei propri mariti, sono le donne che decidono se devono custodire i segreti economici e non del clan. Ecco, la lotta alla mafia è nelle mani delle scelte tutte a femminile.
E quindi questo ci deve far riflettere su quanto ancora bisogna fare come società civile per far crescere queste figure femminili. Come era visto invece prima? È sempre stato così. La figura femminile è sempre stata all'interno delle organizzazioni criminali importantissima e preziosa, da tutti i punti di vista. Basta pensare, ragazzi, che le più importanti figure di collaboratrici di giustizia e quindi di pentiti sono donne, che hanno deciso appunto di entrare in gamba tesa in questo sistema, sia che sia Cosa Nostra, Camorra o 'Ndrangheta. Ma il problema, e torniamo sempre dalla parte dei buoni, perché voi dobbiamo immaginare questo mondo come due sponde, no? Ci siamo noi, ma ci sono loro. E poi c'è un fiume. Dalla nostra parte, però, noi non facciamo nulla per investire sulle figure femminili, per stare all'interno di questa società in pari passo con l'uomo. La Camorra invece lo fa, 'Ndrangheta invece lo fa, Cosa Nostra invece lo fa, alla figura femminile dà il giusto peso. La figura femminile a un certo punto si sente molto più presa in considerazione all'interno di un clan che all'interno della società civile. E questo ci deve far riflettere tantissimo. Infatti volevo fare questo paragone qui, volevo arrivare a dire questo paragone qui, no, perché la donna è sempre vista come un punto di vista minore sotto il punto di vista sociale del mondo. Esatto, nostro punto di vista, il loro punto di Infatti. vista invece no. È questo che noi dobbiamo interrogarci. Cioè, io faccio sempre un esempio: ci sono migliaia di ragazzini a Napoli che a 14 anni non hanno nulla se non il fidanzato criminale che sta per scalare la piramide della Camorra e le promette una vita fatta di successi economici. Ecco, ma glielo sta promettendo un criminale, non glielo sta promettendo lo Stato, che gli dice: aspetta, ma tu che cosa vuoi fare nella vita? Vuoi studiare? Hai un talento? Vuoi fare qualcosa? Addirittura questa donna non si presenta a scuola e nessun servizio sociale si presenta a casa a dire: ma perché questa bimba non va a scuola? Però la Camorra invece si presenta a casa e dice: ma questa donna cosa vuole fare nella vita? Ecco, siamo sempre lì. Noi dobbiamo stare un passo avanti a loro. Mentre invece continuiamo a stare 10, 20 passi indietro loro. Grazie per la risposta. Allora abbiamo Leonardo Zotta che ha una domanda. Ma fin da bambino voleva fare lo scrittore oppure altri mestieri che voleva fare? Ma io in verità volevo fare camionista. Volevo, sì, tenevo questa passione dei camion e ce l'ho ancora, devo dire la verità. Adesso andavo in tournée al 28 febbraio dell'anno scorso. Macinavo migliaia di chilometri e ogni volta che mi fermavo ad un autogrill perdevo un quarto d'ora, 20 minuti solo per guardarmi i camion. Ok, sempre avuto questa passione. Me l'ha tramandata mio zio, che nella vita faceva il camionista, e ogni tanto passava dal mio rione per togliermi dalla strada, mi caricava sul camion e mi portava in giro per Napoli, o addirittura fuori Napoli, con questo suo Renault tutto nero. Bellissimo, ragazzi, è gigante, enorme, e quindi sono sempre rimasto affascinato dai camion. Poi ho avuto la fortuna di appassionarmi al teatro e da subito, devo dire la verità, dopo la licenza media sentivo dentro di me che io a teatro ci sarei stato bene, perché il teatro per me era un posto sicuro. Io non sentivo casa come un posto sicuro e non pensavo che il mio quartiere fosse un posto sicuro, anche se l'ho amato e lo amo ancora. Invece a teatro io mi sentivo bene e mi sento ancora bene a teatro. E quando dico a teatro non dovete immaginare solo stare su una scena, perché io oggi sono anche produttore, io faccio di tutto a teatro, ragazzi. Faccio anche l'idraulico, l'importante per me è stare nel mio teatro. Ed è bellissimo, da solo, smonto, faccio. Scendi dal palcoscenico, risali. Non ho quella voglia, come dire, quell'ossessione di voler per forza essere il protagonista su una scena. A me piace anche stare in biglietteria. L'importante è che sto a teatro, perché quel mondo è il mio mondo. Ok, grazie. Buongiorno, io avrei una domanda. Lei, una volta che è andato via da Napoli, come ha tenuto i rapporti con la propria famiglia? No, sono con alcuni rapporti finiti, con altri invece, insomma, ottimi rapporti, anche perché, ragazzi, io non è che sono andato via da Napoli, io ho deciso il giorno dopo di raccontare la mia storia.
Io piano piano, più o meno ci ho messo 12 anni, nel mio mondo che è fatto di spettacoli teatrali, di romanzi, ci ho ritrovato la mia storia. Ci ho ritrovato la mia storia. Non è che a un certo punto ho deciso faccio il ribelle. No, io l'ho studiata molto molto bene. Ho usato gli stessi strumenti che la camorra usa. Ho deciso che c'era un nemico, ma io di questo nemico me ne sono preso cura. Grazie mille. Nel libro affronta più volte le dinamiche mafiose senza approfondirle troppo, osservandole sempre con un occhio esterno e caratterizzando con un linguaggio semplice la narrazione delle vicende. Come mai queste scelte stilistiche? Perché torno sempre, c'è un grande maestro del teatro al quale faccio riferimento, si chiama Bertolt Brecht, lo straniamento brechtiano. Brecht diceva che bisogna fare del teatro un atto politico. E allora, ragazzi, non si può fare politica se la si fa con la pancia. Non si può fare politica se la si fa con la rabbia. E allora io non posso fare teatro facendolo con la pancia. Io non posso scrivere storie partendo dalla pancia, ma devo partire dalla testa. Per partire dalla testa, io mi devo straniare, mi devo allontanare dalle storie. E se parlo di storie che ho vissuto in prima persona, e io non posso assolutamente farmi trascinare dentro a queste storie, perché rischierei di trasformare la scrittura, che sia teatrale o che sia letteraria, come una sorta di esercizio psicologico. Ma io se mi voglio curare vado da uno psicologo, non faccio arte. Ecco, questo Brecht è molto chiaro. E quindi la mia scelta politica di lottare la camorra è una scelta, è la stessa scelta che adotto quando faccio teatro. Io devo stare così come ci sto dentro le storie, in un nanosecondo devo essere bravo a starne fuori da queste storie. Per questo preferisco sempre di, come dire, guardare il centro, ma dalla periferia, e raccontarlo dalla periferia, non raccontarlo da dentro. E quindi questo accade nei miei romanzi. Per questo motivo, in tutti i miei romanzi, c'è sempre un protagonista che entra e esce. In Scimmie questo accade. Gennaro Pumarò entra e esce. In Andrea torna a settembre, Andrea entra e esce dalla storia, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista proprio di scrittura. A un certo punto non diventa più protagonista. In tutta un'altra storia la stessa identica cosa, con Katia Boutique, che è la protagonista, e nella tua padre con Camilla. Io vorrei chiederle qual è il suo rapporto con Giancarlo Siani, perché è ispirato a lui e si è morto prima che lei nascesse. No, Giancarlo è stato ammazzato il 23 settembre del 1985, io sono nato il 6 giugno del 1986. Giancarlo io l'ho conosciuto perché se ne parlava spesso sui giornali, se ne parlava spesso nel Rione e soprattutto perché con la professoressa nel primo spettacolo che mettemmo in scena fu La Tempesta di William Shakespeare, un capolavoro ragazzi, tutto tradotto in napoletano da Edoardo De Filippo. La Tempesta è un lavoro bellissimo. Vincemmo questo premio a Napoli, che è uno dei premi più importanti, che si chiama il premio Giancarlo Siani. E noi andammo a ritirare questo premio, eravamo ragazzini di terza media, in questo enorme palazzo del comune, c'era l'allora sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, quello aveva tutto a cui Antonio. Buongiorno a tutti, siamo qui al premio Giancarlo Siani, e volevo ringraziare a tutti i partecipanti di questo premio. E accadde quel giorno che ci presentammo, eravamo un gruppo di noi, una piccola delegazione, noi ci presentammo come dei Zulu, cioè vestiti da tutto Napoli, una capa tanta senza neanche pettinato. E la professoressa invece si mise questo bellissimo vestito pieno di fiori addosso, quella marca che sembrava quella marca che c'è oggi, Desigual, quella marca spagnola che tu. La prima cosa che dissi quando la vidi, che se ne azzeccato un colore giallo, rosso, blu, fiori dappertutto. Felicissima perché lei,
È nata nello stesso quartiere di Giancarlo, viveva il palazzo di fronte di Giancarlo Siani, quindi per lei quel premio era un premio importante. E andammo a ritirare quel premio e fu per noi una giornata bellissima perché per la prima volta ci ritrovammo all'interno di un'istituzione, non perché eravamo i figli di. Ci trovammo all'interno di quell'istituzione perché noi vincemmo quel premio, non perché eravamo i figli di. Diventammo protagonisti perché fummo bravi nel fare il nostro lavoro in scena. E questo per me fu importantissimo. Importante perché in quel momento là, quando Antonio Bassolino mi disse: Ma tu come ti chiamo? Io risposi: Alessandro Gallo. Ero convintissimo lui dicesse: Ah, Gallo. O figlio di, ragazzi, non mica Antonio Bassolino conosceva papà. Quindi noi che cosa accadde? Accadde che uscire dal quartiere, andare a ritirare un premio da persone, da ragazzi sconosciuti, ci fece capire che esisteva un altro mondo al di fuori di quel nostro senso di appartenenza al quartiere, al cognome, alla famiglia. È lì che le nostre vite piano piano iniziarono a cambiare. E con quel premio, la professoressa che vinse 10 milioni di vecchie lire, non so niente, 5.000 euro, ma nel 98 erano tanti, decise di ristrutturare il teatro. Fece questo bellissimo palco tutto nuovo, comprò le luci, comprò delle te, delle, del, del, dei sipari nuovi, che io dicevo per me erano delle tende, perché erano brutte, ne avevo esagerato. Un sipario blu cobalto, una cafonata che non vi dico. Avete mai visto in un teatro con un sipario blu cobalto? Ecco. E poi lì facemmo tutta una serie di spettacoli teatrali di grande successo e vennero un sacco di televisioni a raccontare di noi, giornali. Ci mancava solo Barbara D'Urso. Poi passarono tutti, tutti quanti, Cucuzza, tutti passarono a raccontare questa esperienza che divenne comunque una buona pratica, no? Una buona pratica, ho sempre detto, un po' montessoriana. La professoressa non ci metteva dei paletti, ci diceva tranquillamente: ma tu come lo vuoi fare? In che modo lo vuoi fare? Come ci vuoi arrivare a questo successo? Ecco, e fu molto bello. Bello perché, insomma, le nostre vite, chiunque ha partecipato a quel laboratorio, ragazzi, oggi nessuno di quelli sta in galera, nessuno di quei ragazzi è in strada, attenzione, questo è importante. Questa azienda io l'ho fondata con un mio amico di quel laboratorio, Marco Ziello, anche lui, ragazzo che ebbe un'altra punizione, si ritrovò a fare teatro, scoprì che viveva al palazzo di fronte a casa mia, pensate un po', ci siamo conosciuti che avevamo 12 anni e adesso a 35 abbiamo una stessa azienda assieme. Sono queste le esperienze, ragazzi, che fanno bene ai territori di periferia, ma che fanno bene anche non territori di periferia. Ogni qualvolta qualcuno fa un investimento per rendervi protagonisti per quello che siete, con tutti i vostri difetti, ecco, io penso che ci possiamo portare a casa degli ottimi risultati, soprattutto protagonisti con i vostri difetti, perché noi eravamo questi. Quale po potrebbe fare più casino, un silenzio, o potrebbe fare casino più parlarne proprio esplicitamente come si sta facendo adesso? Perché di solito si dice: no, chi tace acconsente, o chi tace sta zitto. Guarda, dovremmo parlarne, ragazzi. Il problema però è sempre, bisogna parlarne in un altro modo. Io oggi ho fatto una lezione sulla mafia. A me non pare, non mi sembra. Ecco, secondo me bisognerebbe parlarne, prendendolo da tutt'altra. Perché poi hanno dato parte alle persone? Perché se una cosa te la fai, io scrivo, no? Scrivo anch'io qualche volta quando non so cosa prendere, prendo una penna e inizio a scrivere, no? Io scrivo più una cosa, non scrivo questo genere, anche se ci sono passato sopra molte volte perché mi ero appassionato alla storia della banda della Magliana, la Mala del Brenta, cioè roba più che viene più da nord invece che da sud, in confronto a quella che è Napoli o Scampia o quello che sia, perché non è vero che sia tutto compreso dentro quel cerchio, no? Vizioso di. Assolutamente. Però sai, è una questione di punti di vista. Cioè noi qual è il punto di vista che noi usiamo per raccontare?
queste vicende. È normale che se il punto di vista resta la mafia in sé, e allora stiamo facendo solo un'operazione didattica. In tutti i miei romanzi, io parlo di mafia, parlo di camorra, ma parlo di sentimenti, parlo di relazioni, parlo di sconfitte, parlo di conflitti. E basta poco sottrarre la parola camorra dal mio romanzo e sembra quasi un semplice romanzo sull'adolescenza. Ecco, noi dovremmo iniziare a fare questo. Cioè dovremmo iniziare a, come dire, avere il coraggio di parlarne, ma di non parlarne come organizzazioni criminali, di non fermarci solamente al fatto storico, ma invece scavare dentro a quelle organizzazioni criminali, cercare storie simili, soprattutto al vostro quotidiano, e aiutarvi così a comprendere l'organizzazione criminale. In era tuo padre, ragazzi, non è solo un romanzo, com'è? Più le cose le fa vicino a te, no? Insomma, più a quello lì che provi te, che la gente prova come che ha provato anche sulla sua pelle, d'altra parte più l'ascolta, più la legge convoglia. Se te la fai più una cosa più vecchia e la fai molto lunga, d'altra parte le persone di adesso si stancano facilmente, non sono mai quelle di una volta che il libro era una No, ma io forma. non parlo di stile, attenzione Andrea, io parlo proprio di intuizione narrativa. Cioè, in era tuo padre, ragazzi, mica, non è un romanzo sulla camorra, è un romanzo su un conflitto tra la decisione di un padre e la decisione di una bimba. Questa bimba poi diventa donna e questa donna è chiamata a fare una scelta, se essere come il padre o essere invece come la parte buona della famiglia. Ragazzi, possiamo anche sottrarla alla storia criminale, ma quante storie, e mi gioco tutto tra di noi, c'è una donna che ha un conflitto con il padre in questo mito? E quante volte tra di noi ogni donna non riesce a dire no a un padre, ad una figura paterna, al patriarcato? Ecco, vedete, è così che noi dobbiamo lavorare. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che il tema mafia sia un tema importante, ma non è il tema principale delle nostre storie. Non deve esserlo. Perché è solo così che torniamo a quel ragionamento iniziale. La mafia non è raccontare un'organizzazione criminale. La mafia è raccontare la mafiosità di tutti noi che pervade quotidianamente in tutti i nostri atteggiamenti, soprattutto familiari, non sociali. Perché ciò che accade nelle nostre quattro mura, tranquillamente poi si riversa in strada. Non è il contrario, attenzione. È questo che noi dobbiamo, di questo dobbiamo parlare e di questo bisogna assolutamente sottolinearlo con gli strumenti dell'arte. Io questo cerco di fare. Allora, volevo chiederle se nel suo percorso ha mai incontrato un ragazzo o una ragazza in cui si è rispecchiato in particolar modo, come se nei suoi atteggiamenti o nelle sue parole rivedesse la sua personale esperienza. Bella domanda, eh? Di gallo, io sei andata di gallo sul gallo. No, per adesso non ancora, devo dire la verità. E mi rispecchio in mio figlio invece, questo sì però, vedo molto il lato positivo però, non il lato negativo, perché sennò è finita, arriviamo all'adolescenza, è finita. Però sì, vedo molto in mio figlio più grande quello che ero io alla sua età, curioso, protagonista, affamato di sapere qualsiasi cosa. Lo sono ancora, per fortuna. Sempre collegato a quello che ha detto questa figliola, non so come si chiama. Dicevo, invece durante i suoi incontri, ha mai magari trovato qualche ragazzo che la interrompesse dicendo che comunque la mafia è una cosa giusta, perché comunque lui e la sua famiglia c'era dentro? Certo, assolutamente. Il 99% delle volte che faccio presentazioni al sud, però poi il 99% delle volte la presentazione si chiude col ragazzo che si mette in fila, compra il romanzo e vuole la dedica. E quindi questo mi fa pensare molto. Mi fa pensare molto al fatto che il ragazzo sta recitando la sua parte, di ragazzo figlio di o di ragazzo cugino di o di ragazzo cresciuto in quel contesto. È la parte più facile. Mentre invece la parte più difficile è recitare il ribelle,
a quel contesto là. Quindi ci sta, ne prendo atto. Però mi fa sempre piacere quando poi prendono il mio romanzo, mi chiedono la dedica e poi qualcuno mi scrive anche sui social, Instagram o Facebook, ringraziandomi della bella storia che gli ho fatto leggere. E molti sottolineano che è la prima volta che ha giulett un libro, prima volta che ho letto un libro. E questo mi emoziona molto di più, sapere che fra qualche anno potrà dire al figlio: io ho giulett solo un libro, quello di Alessandro Gallo. Mi piace questa questione dell'esclusività in queste storie là, perché significa che, insomma, ho fatto bene il mio lavoro di educatore anche con un romanzo. Ci potrebbe raccontare il suo rapporto alla scrittura e come è cambiato nel corso del tempo? Ma che sei una psicologa? Aspettate, mi devo abbassare. Allora mi abbasso proprio così, faccio come un psicologo. Allora, all'inizio era un rapporto carnale, viscerale. Scrivevo solo ed esclusivamente monologhi teatrali o poesie in dialetto, ma anche con violenza. Usavo un linguaggio molto, molto, molto violento. Tant'è che ho fatto una tesi al DAMS su un noto autore napoletano che si chiama Enzo Moscato, che è un grande poeta e che era un maledetto, era violento, sempre stato violento nel suo linguaggio, molto feroce, ma nella ferocia c'era tanta bellezza. Poi, quando piano piano ho iniziato a lavorare dal mondo del teatro, quello diciamo istituzionale, lavoravo negli stabili, lavoravo nelle grandi compagnie come attore, quando poi piano piano, siccome si lavorava pochissimo, ne venivamo pagati malissimo, venivamo e veniamo ancora pagati malissimo, ho deciso piano piano di prendere tutto quel mio bagaglio culturale di artista e di iniziare un percorso come educatore teatrale. Quando ho iniziato a fare l'educatore teatrale, a lavorare soprattutto con i ragazzi di seconda e terza media, la mia scrittura piano piano si è alleggerita fino poi a diventare scrittura per la narrativa, per la letteratura. E quindi che cosa è successo? È che, diciamo, è l'ambiente che ho vissuto che ha inciso molto nel mio modo di scrivere. Perché quando ero attore recitavo in un certo giro di teatro, diciamo, di ricerca, allora quel tipo, di scrittura era per me importante farla emergere e sottolinearla. Poi piano piano, più mi sono avvicinato al vostro mondo, più mi sono modificato geneticamente. E credo che sia giusto così, perché chi fa questo lavoro ogni giorno si deve continuamente mettere in discussione. Ma i libri che ha scritto lei, c'è un libro preferito che le è piaciuto? O sono tutti quelli che ha Ce scritto? l'ho, ce l'ho, ce l'ho, aspetta che te lo prendo. Anzi, ve lo consiglio, ragazzi, perché è bellissimo, ma non perché l'ho scritto io, perché è bellissimo questo. Andrea torna a settembre. Ok. Dovete sapere che poi è l'unico libro che ha venduto di meno. Pensate un po', è l'unico libro che è piaciuto alla critica letteraria e ha venduto di meno. Guarda qui si funziona. Se piace un critico, si è fregato. Se piace ai ragazzi, sfondi. Scimmie, pensate, ha venduto 18.000 copie il mio romanzo Scimmie. Beh, è stato best seller. Anche adesso alla Feltrinelli è tra i 5 libri più venduti. Era tuo padre che è uscito invece nel 2000, quando è uscito l'anno scorso, a Natale dell'anno scorso, il Corriere della Sera in prima pagina l'ha messo tra i 10 romanzi più belli da leggere sul tema del femminismo, con Grossman, con Camilleri, emozioni, tra i 10 romanzi, ragazzi, vuol dire proprio tutti contenti, Rizzoli contenti, e che il romanzo non ha venduto bene. Ogni volta che vengo consacrato da una classifica sono fregato. Andrea invece non se l'è cagato nessuno, ma è un romanzo bellissimo. Bello per due motivi, anche personali. Il primo è che sono riuscito a scriverlo grazie al successo di Scimmie. Io con Scimmie, ragazzi, dovete sapere, sono stato 2 anni in tournée. Ho fatto più o meno 250 giornate lavorative in tutto l'anno. Pensate quanti ragazzi ho incontrato. E quindi economicamente mi potevo permettere poi di fermarmi e sono stato pagato per la prima volta nel scrivere il romanzo. E quindi per un anno intero sono stato fermo, non facevo altro nella mia vita di venire in ufficio e scrivere ogni giorno.
Venivo pagato per questo. Oggi la stessa cosa con Rizzoli, però per dirvi, sono stato pagato per scrivere questo, guardate, un'ostia. Vedete? Invece no, Rizzoli mi ha pagato per scrivere un pacco ostie, diciamo. Però sono legato per questo motivo. Uno, perché appunto scrivevo proprio come professionista per la prima volta. Secondo, perché l'ho scritto durante 9 mesi della gravidanza di mia moglie, che era il primo figlio. E quindi ho vissuto questo libro, è nato in un momento importante della mia vita, che è stata una vita che andava tutto molto a rilento. Uno, perché mia moglie era a casa in gravidanza; due, perché mi pagavano per scrivere. Ho vissuto questo romanzo in un modo completamente diverso. E poi vabbè, è andata come è andata, insomma, poteva andare di più, però va bene. Grazie. Cosa significa fermarsi, stopparsi e dire cosa posso scrivere altro, cosa posso aggiungere a questo libro, cosa posso dare di più, insomma, cosa posso dare di più perché queste pagine non mi bastano per raccontare questa piccola storia, no? Insomma. Stopparsi significa per uno scrittore. Ma guarda, ogni volta che si finisce un libro, si finisce una storia, si vuole sempre tornarci, ci si vuole sempre tornare sopra. Nel senso, io anche quando ho consegnato il romanzo, ho detto proprio: non me lo fate più leggere, perché sennò ci voglio tornare continuamente. Ho voglia di tornarci. Però ci sta, nel senso che è normalissimo il voler, come dire, fare sempre di più, voler fare sempre di più. Penso che sia umano ed è giusto che ci sia. Credo che però non bisogna confondere il fatto di voler fare sempre di più perché si è insoddisfatti al voler fare sempre di più perché ci si sente dentro di sé che quella storia l'hai così metabolizzata che ormai hai bisogno di aggiungere un passo in più, un capitolo in più. È come ognuno si vive le proprie storie. Io come autore le storie me le vivo, cioè quando decido di scrivere, lo faccio quando so che non ci sarà neanche un minuto della mia giornata durante il quale io non penserò al mio romanzo. Era tuo padre, l'ho scritto pensandolo H24. Giravo per la città pensando ai miei personaggi dentro a questa città. Ho raggiunto i colli per individuare la casa giusta che guardava in centro. Ho detto: quella è la casa di Camilla quando si trasferirà a Bologna. E c'è un capitolo dove lei dalla terrazza guarda Bologna. Ecco, io vivo così i romanzi. Se invece, appunto, anche quando sono racconti che commissionati velocemente, io devo, come dire, vivermi le storie in questo modo qua. Mi piace molto la descrizione, avete visto, io descrivo molto come se fosse una scrittura cinematografica, perché appunto mi immagino sempre il lettore deve stare dentro ad ogni minimo oggetto che si muove nella storia, che è un vaso, come la polvere dello scantinato dove il papà e la mamma di Camilla si nascondono perché lui orre è latitante. Dalla puzza di muffa, di umidità che vi descrivo, insomma, sono fatto così. Le storie vanno vissute in questo modo ed è per questo poi che accade che ci si sente che si voglia essere ancora più descrittivi, si voglia tornare sul romanzo 10 miliardi di volte. Però, da questo punto di vista, quando lavori con un grande editore come Rizzoli, io ho avuto tre editor, tre persone. In tre momenti diversi della scrittura che mi hanno accompagnato, e poi a un certo punto la terza, la Camilla, Camilla, che si chiama come la protagonista, ha detto: ora chiudi. E abbiamo chiuso. Sì, io avevo una domanda sul personaggio di Era tuo padre di Gaetano, che volevo sapere se in sé per sé Gaetano aveva, cioè, un significato, visto alla fine di tutto sta sempre con Camilla e alla fine fa una brutta fine, se ha un significato, diciamo, più astratto o semplicemente fa vedere che anche se sei figlio dell'amico di
del padre, anche se sei amico del figlio del capo, puoi fare una brutta fine o cose del genere. Ma la figura di Gaetano nasce perché è la vera vittima di tutto il sistema. Gaetano è maschio, figlio di un affiliato camorrista, che è costretto a prendere il posto del padre nel difendere appunto il camorrista latitante, ma che però quella vita non la vuole fare, ma sa che però forse potrà fare solo quello. E poi con l'incontro di Camilla capisce invece che in fondo, come dire, ci può essere uno spiraglio di luce dentro ad un tunnel buio. Però in fondo non ha gli strumenti, Gaetano. Non ha gli strumenti per poter uscire. Per questo motivo cerca, come dire, di aiutare almeno Camilla a prendere seriamente parte in questa battaglia. Però lui lo sa. Lo sa che in fondo è una vittima a 360 gradi, vittima del padre, vittima del suo datore di lavoro, vittima anche di se stesso, che in fondo lui, a differenza di Camilla e dei fratelli di Camilla, lui mica è nato in un quartiere difficile a Napoli, cioè lui è nato là ma è cresciuto a nord, scusate, e quindi poteva forse anche, come dire, da subito trovarsi un'altra strada, e invece no. È diventato subito uno stakeholder, un colletto bianco, ok? Un broker della camorra. Lui lo poteva fare. In fondo, per quale motivo? Visto che non c'erano, come dire, delle difficoltà ambientali, chiamiamole così. Studi a Bologna, cresci in Emilia. Cavolo, un lavoro lo trovi, perché vuoi fare il broker, perché vuoi fare il camorrista? E perché è imprigionato anche lui all'interno di alcune dinamiche criminali che non riesce, come dire, a ripudiare. Non riesce a ripudiare fino a quando poi non riallaccia con Camilla. Grazie mille. Sì, buongiorno. Volevo sapere se lei si ricorda, non so, una sensazione di quando ha consegnato il suo primo lavoro a un editore, quindi se è una sensazione di liberazione, di ansia da prestazione o ansia, diciamo, se avesse un successo per il pubblico oppure no. È un po' come una prima teatrale, insomma. Volevo sapere se si ricorda la prima emozione di quando, non so, ha messo lì. Ha inviato il file, lo ha portato tutti i fogli con la storia. Grazie. La prima volta, ragazzi, era incredulità. Ero ancora incredulo del fatto di aver messo il punto a questo file Word estampato del mio primo romanzo Scimmie. Però perché ero incredulo? Perché io non avevo scritto un romanzo. Scimmie è un monologo teatrale a più voci, è uno spettacolo teatrale che avevo scritto per le scuole medie di Bologna quando appunto una scuola mi aveva chiesto di fare una sorta di spettacolo lezio sulla camorra di Raffaele Cutolo e sulla storia di Giancarlo Siani. Io scrissi quelle 40 pagine Word, una cosa piccolina, su Giancarlo e sulla camorra e mi facevo i miei spettacolini nelle scuole. Poi questo romanzo lo feci leggere ad una mia amica, scrittrice, si chiama Nadia Terranova e scrive per Einaudi, grande scrittrice. Nadia lesse Scimmie e fu lei a dirmi: scusa, ma lo sai che hai scritto un romanzo per ragazzi? Lei in quegli anni era una nota autrice per ragazzi. Io dissi: un romanzo, io faccio teatro. Lei disse: guarda, perché non provi a presentarla ad un editore? Io, ragazzi, il mondo dell'editoria era un mondo distante, ero solo un divoratore di libri e basta. Non è che la mia passione non era quello di pubblicare un libro, neanche il mio primo obiettivo. E lei fu lei che mi indirizzò a Navarra Editore e mi disse: guarda, c'è un premio di questo editore molto giovane, siciliano, molto in gamba, e questo premio si chiama appunto Giri di Parole. Questo concorso dà come premio un contratto e la pubblicazione del primo classificato. Io non ho mai creduto ai concorsi. Cos'è che mi incuriosì di questo concorso? Che io dovevo spedire il romanzo anonimo ad una redazione e la scheda
col nome, cognome e il titolo del romanzo ad un'altra redazione. E quindi mi piaceva questa cosa, perché la commissione che valutava, che era fatta di una cinquantina di lettori, giovani e non, non conoscevano nulla dell'autore, neanche il curriculum vitae, zero. E allora accadde che spedì, dopo 2 mesi arrivò comunicazione che tra i 50 finì tra i 10 finalisti, e dopo altri 2 mesi mi chiamò l'editore in persona per dirmi che il mio romanzo era tra i 3 finalisti e che dopo qualche giorno mi avrebbero comunicato l'esito. E dopo qualche giorno mi chiamò Ottavio e mi disse: puoi venire a Palermo a firmare il contratto perché dobbiamo pubblicare il romanzo. E quindi mi sono trovato all'improvviso a novembre 2011 avanti al mio editore. Lui non conosceva il mio volto, non conosceva il mio curriculum, infatti mi chiese: mi parli un po' di te? E fu assurdo, no? Cioè, sto firmando un contratto con un editore, questo uomo sta investendo su di me e non conosce nulla di me. Cosa rarissima, ragazzi. E questa cosa già mi colpì molto, perché al contrario io ero invece quello che mi conoscevano perché ero il figlio di. E già quella cosa mi affascinò tantissimo. E io fu lì per la prima volta che raccontai a lui la mia storia personale. Lui non la conosceva. Non la conosceva. E, però mi aveva pubblicato. Aveva già pubblicato, quindi gli disse: mo sono fatte tue, mo devi dire tu che cosa dobbiamo fare. E quindi questo momento della mia vita me lo ricordo molto bene, perché fu un momento che durò dei mesi. Io poi sono stato a Palermo per quasi 3 mesi, andavamo in giro in tutta Palermo, in tutta la Sicilia, ragazzi. Ci trovammo a un certo punto un successo inaspettato, così inaspettato anche per lui. Ogni mese dovevamo andare in ristampa con l'edizione. Scimmie è stato per me la svolta della mia vita. Ci sono aspetti positivi e negativi dell'essere uno scrittore? Come? Ci sono aspetti positivi o negativi dell'essere uno scrittore? Allora, l'aspetto negativo, ragazzi, è quello economico. Ma proprio è negativo. O meglio, io vivo di scrittura e non mi posso lamentare, perché sia che sia di scrittura teatrale, sia che sia di scrittura, diciamo, per l'editore, insomma, vengo pagato per quello che faccio. Però è un aspetto economico che incide molto anche poi sul lavoro che tu devi fare, perché guadagni solo se vendi, e quindi devi stare costantemente sempre allerta e sempre pronto a presentazioni, ad incontri, un po' come quello di oggi, ok? E quindi a un certo punto io, che però faccio anche l'educatore, a me non mi interessa di fare tantissimi incontri. Io preferisco un po' gli incontri come oggi, no? Incontri che si sta assieme, si discute e si dà senso. Però a volte mi sono ritrovato spesso, come dire, ad essere sbattuto nella mischia, perché appunto bisogna vendere, vendere, vendere. Questo purtroppo è l'economia, ragazzi. Ecco, la differenza tra il teatro e il mondo della letteratura è che il teatro tu ti puoi prendere del tempo, anche lungo, e poter far crescere la tua opera sera per sera. Invece nella letteratura tu hai pubblicato il libro, hai prodotto questo oggetto e questo oggetto adesso è sul mercato. Ora che cosa vuoi fare? Lo vuoi spingere questo oggetto sul mercato? E se lo vuoi spingere, allora devi, come dire, stare costantemente sul pezzo e a volte rinunciare a tantissime cose, rinunciare a spettacoli teatrali, come rinunciare anche a delle cene con degli amici. Perché è come se fosse ormai diventata la tua azienda sto libro. Ok, quindi non immaginate che lo scrittore fa l'intellettuale chiuso lì. No, fai parte di un ingranaggio economico abbastanza a volte stressante. E io non sono una star, pensate un po' quelle le star della musica, le star del cinema. Ma pensate anche a Roberto Saviano, che è diventato una star della letteratura. Ecco, diventa veramente stressante. La mia fortuna è che, vivendo anche di un altro lavoro, che è il mio lavoro, che è la mia azienda,
che è fatta di progetti, è fatta di laboratori, è fatta di spettacoli teatrali. La mia fortuna è che posso dire no ad un certo punto. Mi fermo e poi riparto. E qui mi sento fortunato da questo punto di vista, perché se vedo che sto stressando troppo e mi sto stressando troppo, perdendo anche la bellezza, no, educativa di questo lavoro, allora mi prendo un attimo una pausa. Ve l'ho fatto più di una volta. Il lato positivo è che, ragazzi, cioè, tu scrivi un romanzo, e io lo vedo con il mio figlio più grande, che sta contando gli anni per poter arrivare all'età giusta per leggere Scimmie, e adesso ne ha 8. Tu scrivi un romanzo e hai capito, capisci da subito che il tuo romanzo resterà indelebile nel tempo, presente sempre, non verrà mai buttato. Non è come un articolo di giornale, non è un giornale che tu ci pulisci i vetri. Cioè, il tuo romanzo è in tutte le librerie, in tutte le biblioteche. Io vado anche nei paesini più sperduti, sull'Appennino, porto mio figlio a spasso, entriamo in una biblioteca comunale, che a volte sono curioso, vado alla lettera G, Gallo, e trovi i miei romanzi. Ecco, è bellissima sta cosa. È bellissimo sapere che tra 60-70 anni quella storia è ancora viva nel tempo. Ed è questo forse il bello di essere scrittore, no? Contribuire a esercitare continuamente memoria, ed è la cosa più bella, secondo me, del mio lavoro. Volevo chiederle se ci fu l'attentato, quando ci fu l'attentato a Falcone e Borsellino, se si ricorda l'atmosfera che c'era nella sua famiglia, diciamo. Guarda, devo dire la verità, io sono nato nell'86, non faccio parte di quella, seppur ce l'ho dei ricordi, ma non faccio parte di quella generazione che è rimasta segnata dal speciale TG5, così come si trova su YouTube. Ma io invece mi ricordo ogni singolo istante, ogni singolo pianto di mia madre davanti alle Torri Gemelle. Io faccio parte di quella generazione là. Faccio parte di quella generazione che nel 2011, 11 settembre, io stavo riposando, mi svegliai dalle urla di mia madre e dalla gente che del rione strillava, correte, che dovevano andare a vedere cosa stesse accadendo a Manhattan, e io me la ricordo benissimo quella giornata là. Quell'attentato lì è un attentato che, dal punto di vista proprio del mio immaginario, resterà sempre impresso nella mia mente. Cosa vorrebbe dire ai ragazzi che vorrebbero entrare a far parte della mafia? Ma ragazzi, io parlo sempre di tutto ciò che ha perso mia cugina, di tutto ciò che ha perso mio padre. Mia cugina è entrata a 17 anni nella camorra, a 22-23 è stata arrestata ed è uscita quando aveva quasi 44 anni. È entrata in galera aveva appena partorito la figlia. Si è perso un pezzo di vita, che è il pezzo di vita più bello della figlia. L'infanzia, l'adolescenza, il primo amore, addirittura la figlia si è sposata e lei era fuori, era ancora in galera. Mio padre si è perso tutto di me, come di mio fratello e come di mia sorella. Lauree, magistrali, figli, battesimi, premi, primi lavori, primi contratti, matrimoni. Si è perso tutto, tutto. Non c'è foto nella mia famiglia dove ci sia anche mio padre una foto. Questa cosa la faccio notare sempre. Ecco. E sempre perché torniamo al fatto che uno nel mondo ci vuole essere, ci vuole stare, vuole essere presente, non l'essere. Voi immaginate una vita dove entri a casa e non c'è neanche una foto di te all'interno della famiglia. Secondo me è frustrante, ma nello stesso tempo significa essere stato già cancellato, o peggio ancora, sei un perdente. Cioè, tu pensi di voler fare il camorrista perché ti senti vincente, ma la camorra ti restituirà sempre solo delle sconfitte. La sconfitta più grave è quella della morte, il game over. Se non passi il game over, finisci in galera, e quando esci dalla galera, ma tu fuori, che cosa ti trovi? Trovi nulla, zero.
Io volevo chiedere se in Scimmie i personaggi erano identificati dei suoi amici d'infanzia o magari in lei stesso. No, no, sono tanti pezzi della mia adolescenza. Io sono stato mille volte Pummarò, mille volte Bacchettone, mille volte Panzarotto. Li ho costruiti immaginando, sì, diversi momenti della mia adolescenza. Grazie. Mi sono pure innamorato di una che friggeva i Panzarotto, vedi com'era bella. No, veramente, la prima volta che l'ho baciata aveva una puzza di fritte esagerata, ragazzi, me la ricordo ancora. E tu vedete, c'è tanta, nei miei romanzi c'è tanta roba mia personale, ragazzi, tantissima. Era unta, Filomena era unta, ma proprio unta, ti scivolava in mano. Lei usa anche dei riferimenti musicali o no per scrivere anche? Ad esempio, io ascolto i Nomadi, Francesco Guccini, no? O De Andrei, questa gente qui, che sarebbero... Che vede molti, insomma, molti appigli a questa persona, verso questa persona, no? Perché quel discorso che diceva lei, come io sono come se fossi un falegname, no? Devo scolpire bene questo legno per farlo poi, per renderlo utile a tutti, no? Questo lo diceva Augusto D'Aolio, che sarebbe stato il primo cantante del nome. Sì, i riferimenti musicali sono importanti per me, perché ad ogni musica c'è un'immagine ben precisa della mia vita, ad ogni musica. Io sono molto appassionato di musica a 360 gradi, qualsiasi musica, ragazzi. Cioè, ascolto di tutto, dal mio melodico alla Metallica, cioè veramente. Anche perché faccio un mestiere, quello del teatrante, che ha bisogno di avere una conoscenza discografica ampia, perché è importante. Senza la musica in scena, soprattutto quando lavori con i ragazzi, ha bisogno. E quindi spesso ci sono, ma non spesso, sempre, ogni musica è legata ad un ricordo, ad un'immagine, ad un determinato momento della mia vita, anche Scimmie. Ad esempio Battisti lo ascoltavo sempre in macchina con mia madre. Nino D'Angelo era la colonna sonora di tutte le domeniche mattina, la signora di fronte già dalle 7 del mattino, attaccavo Fotoromanzo. Grazie. Vedi che... Posso chiederti una cosa io, prima di passare a un'altra domanda, certo, ai ragazzi? Senti, hai mica per caso un blog, un sito web su cui si trovano le tue informazioni, sì, sì, l'elenco delle tue opere? Guarda. Puoi mica scrivercelo in chat? Sì, lo stavo scrivendo. Perché così magari gli resta anche a tutti quanti i ragazzi. Guarda, vi scrivo questo e poi vi scrivo anche questo. E resta il link anche nella registrazione. Ecco qua, che sono... Nel secondo portale, se vi registrate, è un portale a pagamento, però voi registratevi e cliccate sulla sezione free, o poi se volete pagare 14 euro all'anno, ecco, come Netflix, dietro ci trovate film, però in questo portale, nella sezione free, quella a pagamento, vi basta registrarvi, potete andare nella sezione drammi didattici e potete vedere... Nella sezione drammi, cliccate su Vi raccontiamo le mafie. Ecco, il romanzo Scimmie è stato trasformato in un dramma didattico. E non vi dico che cos'è il dramma didattico, dovete scoprire voi. È facilissimo, vi registrate, cliccate su drammi didattici e troverete la rielaborazione, diciamo, digitale e virtuale del romanzo Scimmie, sotto forma di dramma didattico. Volevo appunto chiedere come fossero adesso i suoi rapporti familiari. No, ragazzi, i miei rapporti vanno bene, insomma, vanno bene con mia mamma, con i miei fratelli, vanno bene con mio padre, stranamente, nel senso che ormai mio padre è fuori, si sta scontando questi ultimi anni di vita, c'ha quasi 80 anni, e... Il problema è con i miei cugini, il problema è con i miei zii, ad un certo punto io sono diventato quello che sta guadagnando soldi sulla disgrazia della famiglia, come se la camorra fosse una cosa, una disgrazia. E io invece ho sempre detto, per me la disgrazia è quando tu ti metti in macchina, vuoi andare in vacanza in Francia,
attraversi il ponte Morandi e il ponte ti crolla. Che è una disgrazia. La camorra non è il ponte Morandi. La camorra è una scelta di vita, non è disgrazia. E non capisco per quale motivo io non possa mettere in discussione questa scelta di vita, non tanto mettere in discussione la tua scelta di vita, quello che ho sempre detto a mia cugina, perché è una tua scelta di vita, è una tua scelta. Però il problema è che questa tua scelta è incisa anche sulla nostra vita. E perché io non debba mettere in discussione questa cosa? Perché io non debba parlare di questa cosa? Ecco, diciamo che la situazione è questa, che io mi sto arricchendo, come si dice arricchendo, con le disgrazie della famiglia, che poi non c'è nessuna disgrazia della famiglia qua dentro, perché è fiction, io scrivo non fiction novella, ok? Però vabbè, ci sta ragazzi, e fa parte sempre di quel rischio di impresa. Allora io a Alessandro vorrei che tu gli raccontassi di quell'episodio quando ti hanno rubato il motorino. Ah certo! Perché questo raccontato da te, raccontato da autrice, te non è... La professoressa è la mia autrice. Sì, allora, praticamente io, dovete sapere che tenevo questa storia con Marina, la chiamavo Marina Nocciolina. Perché la prima volta che l'ho baciata teneva un sapore di arachidi che mi pareva una scimmia, credetemi. Però era bella, bella assai Marina, proprio bella, bruna, carnagione scura. Ci ho messo 2 mesi per corteggiarla e finalmente sono riuscito ad andare sotto casa sua a prenderla col mio super Zippo Fast Rider tutto giallo truccato Polini. Facevo 110 all'ora sulla tangenziale su una sola ruota. Era una cosa esagerata, ragazzi. Uno scooter trovato a 150.000 euro, poi l'ho venduto a 1 milione di lire, tanto che era truccato Polini. Una cosa era una friccia. A un certo punto arrivo sotto casa, usciamo. Un quartiere vicino al mio, che però non era il mio quartiere, e quindi l'accompagno. E poi mentre me ne torno a casa nel mio bello scooterino, mi ricordo che portavo un cappellino, e questo cappellino era i primi cappellini che fece Chicago Bulls dedicati a Dennis Rodman, grandissimo playmaker, ragazzi. Allora tenevo sto cappellino di Dennis Rodman. A un certo punto io però me lo torsi per mettermi il casco, perché mi misi il casco, avevo questa scodellina, e misi il cappellino dentro, mi ricordo ancora, dentro alla sella. A un certo punto parto, neanche il tempo di girare il palazzo di Marina, a un certo punto si avvicinano vicino a me 2 uomini con questo transalto, brum, 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 con una pistola esagerata, che io li guardo e faccio, mamma mia bella, capì subito che era una rapina. Si avvicinano e mi dicono, dammo motorino, dammi il motorino. Io scesi subito, dissi, non c'è bisogno che c'è la pistola, non c'è bisogno, dissi, te lo do, però posso chiederti un favore? Mi posso prendere il cappello che c'è nella sella? Fammo vedere, perché secondo me lui voleva vedere che tipo di cappello. In quegli anni c'erano dei cappelli Gucci, Armani, che andavano a ruba roba che costavano tipo 700.000 lire sti cappelli. Lui aprì la sella, il mio cappello, ragazzi, stava a 100.000 lire, quindi non era il mio cappello. Aprì la sella, prese il suo cappello. Allora è tuo. Io dissi, vabbè, se non ti piace me lo porto a casa, cioè pigliatelo, e me lo diede. E io rimasi molto contento di aver salvato il mio cappello, e lui se ne andò via con lo scooter. Io tornai a casa a piedi. La mattina seguente bussarono al citofono. Si affacciò mia mamma, mia nonna, e da giù sentì, salve signore, scusate, sono il meccanico di vostro figlio, di vostro nipote, gli ho portato lo scooter, sta tutto a posto, funziona, va bene, abbiamo fatto il cambio d'olio, salutate a me, salutatemelo. E io subito capì, e mia nonna disse, il meccanico ti ha lasciato il motorino sotto, facci grazie, no, non ti preoccupare. Ecco, il meccanico non era meccanico. Il meccanico era uno dei ladri che aveva capito di aver rubato lo scooter alla persona sbagliata, e quindi mi fu riportato il giorno dopo, lavato, bello, fresco, pulito. Secondo me il cambio d'olio veramente lo fecero sotto casa direttamente. Ecco, questo
diciamo, è quello che mi accadeva spesso. Mi era accaduto anche con una macchina. Con il furgone. Il furgone, mio figlio mi suggerisce. Con una macchina. Quale fu l'argomento di terza media che portò all'esame? La mafia proprio... Di terza media? Edoardo De Filippo. Portai un bellissimo pezzo, chi volesse trova pace, bellissima poesia, portai solo quello, chi sa Marittiello, detto Marittiello mille lire, così lo chiamavamo, perché era tale e quale Maria Montessori, che era questa nonnina che era sulla mille lire, gli portai la chitarra, dissi Mario suona, ben blam, 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 e io recitavo così, chi volesse trova pace, ma una pace senza morte, recitai il pezzo e poi chiusi, se voi volete trova pace, vi dovete promuovere. E fu così. Un bel sei politico. Secondo me stavano scrivendo zero. E poi a un certo punto uno ha detto: vai, stringi quella panza, che questo se ne va. E così è stato. Che poi non me ne sono andato. Perché dopo qualche mese sono tornato a scuola a fare il laboratorio di teatro. Mi ricordo ancora i bidelli: tu stai ancora qua? E io dissi: vado a teatro. E per 5 anni ho fatto teatro a scuola media con la professoressa. Fino al diploma. Angela. Angela, mio figlio me le sa a memoria queste Raccontagli qualche altro episodio veramente importante, toccante. La macchina sbagliata al momento sbagliato che passa per quella famosa strada. Sì, nel mio quartiere ci sono stati spesso degli agguati, ce ne fu uno in particolare che però finì per ammazzare un ragazzino. Questo ragazzino si chiamava Fabio De Pandi, aveva 8 anni. Il papà decise di andarlo a prenderlo a scuola e portarlo al parco giochi dell'Andia, questo bellissimo parco giochi vicino casa, e passò nel momento sbagliato quando i due clan del quartiere, da 2 marciapiedi distanti, iniziarono a spararsi addosso. E un colpo di una delle pistole entrò direttamente nel parabrezzi della macchina e colpì in testa Fabio, che morì sul colpo. Aveva solo 8 anni. Diciamo che di vittime innocenti, ragazzi, Napoli è piena, ne ha 180. Pensate, no, scusate, 144 vittime innocenti. Persone ammazzate così, per sbaglio. E oggi c'è un comitato di vittime innocenti, di parenti di vittime innocenti, scusate. E devo dire la verità, Napoli ricorda spesso le vittime e si fanno tantissimi progetti legati alla memoria, proprio per far sì che nessuna generazione futura possa dimenticare quello che è accaduto. È una guerra civile. Soprattutto nei clan di Giuliana era una cosa di ordinaria amministrazione questa. Sì, diciamo che chi proprio ragazzi ha fatto un macello serio, ragazzi, con numeri di vittime veramente da guerra civile, è stata la famosa faida di Scampia, Gomorra. E di Lauro contro... Ora sarebbe il parallelo tra il film di Gomorra, sarebbero i Savastano, insomma. Esatto, è proprio quello. Lì, ragazzi, sono arrivati a fare addirittura 120, tra però criminali, 120 morti l'anno. Un numero assurdo, ragazzi. Un morto ogni 2 giorni. Soltanto l'India era il tasso di mortalità era più alto, soltanto in India, se non mi sbaglio, ho detto. Esatto. No, che su History, no, su History Channel mettono molto queste ricorrenze, ad esempio, no? Il maxi processo alla mafia e di Cosa Nostra, insomma, no? Quindi mi metto sul divano e ascolto fino a quando non finiscono di chiacchierare su questo. Bravo, si fa proprio bene. Ma è cruda la cosa, no? D'altra parte tutte le cose che accadono in questi nei dintorni nostri non sono mai state invece di crude. Ma infatti noi abbiamo anche un docente, Alessandro, lui è calabrese e ha raccontato la sua storia e vorrei che la raccontasse ancora,
lui ci dice, la sintesi è che della sua classe, della scuola, un insegnante di sostegno, è laureato in diritto, della sua classe, delle elementari, è l'unico rimasto vivo. Ma i suoi compagni non sono morti di malattia, sono morti tutti ammazzati. Ecco. E quello, il messaggio che noi come docenti vorremmo, e ovviamente e sei bravissima a farlo passare, e tutti i ragazzi capissero, che anche se la situazione in questo momento della pandemia veramente ci mette a dura prova, se tutti sono più demotivati, non trovano la forza di rialzarsi in questa situazione, molto spesso un pochino anche ogni tanto si piangono anche addosso, magari non lo fanno apposta, ma lo fanno perché realmente non ce la fanno. Ecco, visto che hanno genitori e o educatori come siamo noi ovviamente a disposizione, che sono lì per aiutarli, come possono trovare in una situazione anche così particolare, come possono ritrovare quella motivazione che in questo momento gli manca? Per esempio, noi abbiamo continuato a fare teatro, anche se il teatro te lo sai meglio di me, lo dobbiamo fare in presenza, è scambio, è gesto, è corpo, parte da lì e poi si arriva ovviamente alla parola. Come noi abbiamo continuato a fare teatro online e lo stiamo continuando a fare, quindi ci sono dei ragazzini che hanno iniziato quest'anno e si sono trovati a fare teatro online e a lavorare in questo momento, visto che è l'anno di Dante, su Dante, no? Alcuni invece, quelli storici che l'hanno fatto e lo continuano a fare, alcuni avevano iniziato l'anno scorso e non lo fanno perché non gli piace farlo online, alcuni che avevano iniziato a fare il corso di cortometraggi e poi hanno smesso magari perché online non gli piaceva, però in questo momento come facciamo noi da educatori a fargli capire che devono ritrovare questa motivazione e devono continuare a farlo anche in modalità diversa, perché forse è l'unico modo di poter uscire anche da questa situazione. Ah, questo. E poi volevo anche che tu li facessi capire, perché noi glielo diciamo tutti i giorni che sono fortunati, però io dico sempre a loro, e forse non avrei avuto assolutamente, quando parlo di te o parlo di Jean-Paul Pugalà, quell'autore camerunense che è vissuto una situazione veramente pazzesca, è riuscito a uscire da questa, dal Camerun, da questa situazione in cui lui era uno dei tanti figli, il padre aveva 10 mogli, quindi in situazioni veramente pazzesche. Io forse non avrei avuto la sua forza, perché ovviamente io sono nata, come anche se sono nata purtroppo molto prima di loro, non mi posso lamentare di niente, ho avuto le stesse possibilità che hanno avuto loro, sono vissuta in una famiglia nella quale mi dicevano studia, puoi prendere anche 10 lauree, devi fare il tuo lavoro, questo è il tuo lavoro, devi far bene ovviamente, se non lo fai ovviamente si va a lavorare, però ti puoi permettere di studiare tranquillamente, cioè non... In questo senso, in casa mia lo studio era di primaria necessità, tra virgolette, capito? Nessuno mi ha mai detto, mi ha fatto pesare, tu studi. Sì, se avessi studiato e avessi fatto finta di studiare, quello sì. Se no, il mio babbo e la mia mamma mi hanno sempre detto, puoi prendere anche 10 lauree, noi ci siamo, ci sacrifichiamo, ci siamo, però lo devi far bene. Quindi... Non mi posso, cioè mi metto dalla sua parte, dalla parte di Jean-Paul Pugalà, di tante altre persone ovviamente, e dico, boh, forse non ce l'avrei fatta, non avrei avuto la stessa forza, e questo ne parlo ovviamente molto spesso con loro, però persone come te che in una situazione di comodo nella quale tra virgolette ti trovavi, perché molto spesso loro dicono ma magari quel ragazzo ha in tasca 200-300 euro, io non ce l'ho, cosa ecco, ti ho detto tante cose, vorrei che tu ci aiutassi come insegnanti a dare loro questi spunti, perché sennò parlo troppo.
Questa qua mica è facile. Mamma mia, che responsabilità, prof. Allora, innanzitutto stiamo passando un momento, ragazzi, molto difficile. Ed è inutile sottolineare quanto sia difficile poter fare a distanza quello che in fondo è sempre nato per farlo in presenza. Il teatro. Il teatro nasce dai nostri antichi, i primi, i greci, lo facevano appunto proprio addirittura come unico strumento per poter, come dire, fare quello che io prima definivo. Folklore no, anche era un modo per far divertire anche le persone. Però più che far divertire, era un luogo appunto che il teatro è nato per stare assieme, poi assieme ci si può stare perché abbiamo voglia di divertirci o perché abbiamo voglia appunto di fare qualcosa di impegnato. Quindi capisco le difficoltà nel fare, diciamo, tutto ciò che si può in questo momento così difficile. Però è anche vero, ragazzi, che se non si fa nulla si rischia di restare sospesi in un limbo pericolosissimo. Quindi a volte quello che dico sempre anche ai miei allievi è troviamo nuovi modi per stare assieme, anche adesso. Io faccio di tutto. Faccio caccia al tesoro, faccio balli in maschera, faccio tutto su Meet e su Zoom con i miei allievi. Però cerchiamo di esserci, perché non esserci significherebbe restare troppo in silenzio, distaccati e in sospeso in un tempo presente che se non ci sei in questo tempo presente, rischi il presente, se non ci sei ora rischi che quando sarai chiamato ad esserci hai perso, diciamo, qualsiasi motivazione per poter affrontare la vita. Si finisce in un limbo pericolosissimo. Quindi per questo dico, sì, è difficile, però accettate e prendete atto di questa difficoltà come anche stimolo per poter guardarvi voi oggi tra 20 anni e dire io c'ero in quel periodo, io ho resistito in questo modo, con questi strumenti. Che non c'è cosa più bella poi, poter ricordare con quali strumenti si è stati all'interno di questa resistenza. Lo hanno fatto i nostri nonni quando ci hanno raccontato le loro resistenze. Lo faccio io adesso che vi sto raccontando di come resistevo 20 anni, 15 anni fa a Napoli in quella famiglia là. Quindi attenzione, in un momento difficile non bisogna mai indietreggiare. Siamo tutti chiamati a far qualcosa per stare nella difficoltà. E se in questa difficoltà, con o senza Covid, si tratta anche di stare all'interno di un tempo presente senza, come dire, denaro, l'esempio dei 300 euro in più, ecco, non importa, ragazzi. Perché l'errore più grosso che voi fate è quello anche di paragonare quello che siete voi con quello che sono gli altri. È sbagliatissimo, ragazzi. È l'errore più grosso che voi possiate fare nella vostra vita. Perché l'altro è l'altro, è voi, siete voi. Nulla toglie che però l'altro e voi possiate convivere e stare assieme, uno con 300 euro in più dell'altro. Attenzione a misurarvi, i cani si misurano quando si annusano un po' il culo e poi si attaccano. Se lo fa l'essere umano è finita. È l'errore più grosso, si diventa bestie. Noi non siamo bestie, o meglio, crediamo di non essere bestie, però attenzione, attenzione appunto al convivere, Comandante, misurarci e metterci a confronto per forza con gli altri. Oggi si è questi, domani si può essere altro, si può essere migliori, si può essere peggiori, però guardatevi attorno, masticate la quotidianità con tutti i difetti e con tutte le difficoltà. Perché se no, ragazzi, significa credere di vivere in una favola, no? In questa favola qualcuno ha scritto che finirà per forza con il lieto fine. E la vita non è detta che finisca al lieto fine. E che si fa? Che cosa si fa? Poi, ripeto, il momento è quello che è. Ma non lo è per voi, ma lo è pure per me, lo è pure per le vostre insegnanti, è pure per un cane amico che esce 8 volte al giorno pur di stare a fare 2 passi. Ok? È difficile per tutti questo momento, però proprio perché è difficile per tutti,
evitiamo, come dire, di sottolineare a chi è più difficile, a chi è più in difficoltà, perché sennò si rischia veramente di fare una guerra inutile, di non aiutarci. Ecco, adesso noi alla fine il nostro risultato ce la siamo portati a casa. Lo so, sarebbe stato tutto molto più bello. Saremmo finiti, come spesso capita da voi, con una bella serata a mangiare nel circoletto tutti assieme. Che è una cosa che a me manca tantissimo, tutti i giri che faccio con l'Arci. Giri indimenticabili, ragazzi. L'ho anche raccontato in un racconto che mi ha chiesto la Presidente. Ed è proprio quello il bello, no? Di essere comunità o di far parte di un'altra comunità. Però ragazzi, non si può. Adesso lo stiamo facendo virtualmente. Lo so, non è la stessa cosa. Ma non è né peggio né meglio. Cioè, lo facciamo. Speriamo di vederci presto, con o senza vaccino, al massimo c'è l'ultima mascherina, forse senza vaccino perché li stanno sequestrando tutti, va bene. Però insomma, siate fiduciosi e prendete questo momento della vostra vita come una difficoltà che di sicuro vi renderà più forti più avanti. E ve lo dice uno che ogni santissimo giorno davanti a sé non trovava uno scoglio, trovava un muro in Berlino che doveva buttare giù. Ecco, ve lo dice uno che ne ha passate di cotte e di crude e che tutto questo lo sta vivendo con difficoltà, perché lo vivo con difficoltà. Però lo attendo e passa. Ragazzi, avete fatto tante domande, ne avete altre ancora? Alessandro ce l'abbiamo ora, è dall'anno scorso e l'aspettiamo. Io non avrei tante ancora, però vorrei, devo dire che ne hanno fatte tante, per essere in un incontro virtuale sono stati abbastanza bravi, direi bravi, via, lo possiamo dire. E io ho una domanda, Marco Mazzone, vai Marco. Sì, volevo chiedere se gli obiettivi da scrittore sono stati raggiunti, se aveva degli obiettivi. Ma io in verità non mi fisso, cioè non ho degli obiettivi come scrittore. Io ho degli obiettivi come più come artista educatore che a 360 gradi cerco di usare tutti gli strumenti che ho, la narrazione, la scrittura teatrale, la narrativa. E il mio obiettivo è quello di cercare di occupare quanto più possibile il mio tempo professionale in relazione con voi, le vostre storie, il vostro mondo. E devo dire la verità, lo raggiungo sempre, lo raggiungo ogni giorno perché faccio questo. Pensate che da marzo ad oggi la vostra credo che sia la 130ª webinar fatta. Non mi sono mai tirato indietro a nessuna richiesta di incontro, anche con tre ragazzi. O anche singolo, devo dire la verità, perché è il mio lavoro, nel senso quello di ascoltarvi e di farmi ascoltare, e se c'è occasione di progettare qualcosa assieme. Questo, e quindi questi sono obiettivi che continuamente mi pongo e per fortuna riesco sempre a portarli a casa. Pensate un po', anche ai tempi del Covid, io che faccio parte di quella generazione che fa un lavoro, quello del teatrante, che lo si deve fare per forza dal vivo. Ok, grazie mille. Ma di che? Io volevo chiederle, di solito si dice che la penna sia più forte della spada, ma lei ne ha fatto un'arma o ne ha fatto un rifugio? Mancato di monopoeta! Oh, Gigi Marzullo! Tutte e due. Mio caro, tutti e due, in alcuni momenti della vita è stata un'arma, uno scudo, in alcuni momenti è stata una spada. Sono tutti e due utili, l'uno non è scudo l'altro. In alcuni momenti li devi difendere, in altri devi attaccare. Ok, grazie. Ma di che, grazie a te. Volevo chiederle, ma i suoi figli sanno della, diciamo, del loro nonno, quindi di suo padre, di tutta la storia? In modo esplicito oppure diciamo gli è stato ancora nascosto? Ma il primo ha 3 anni e il secondo che qua ne ha 7 e mezzo, è ancora presto per entrare nel dettaglio,
però ci entreremo a breve. Ok. Alessandro, vuoi dire ai nostri alunni più monelli, quelli che dicono sempre che non hanno voglia di studiare, che la scuola potrebbe essere un mezzo, noi glielo diciamo sempre come insegnanti, fondamentale, magari raccontali anche quello che te combinavi con i suoi amici a scuola, qualche aneddoto, poi noi stiamo approfittando un po' tanto di te, però ci dispiace lasciarti. Ma ragazzi, io non sono mai andato... Non c'è mai stato un buon rapporto tra me e la scuola, intesa come struttura, diciamo, dove entrare e far didattica. Però io sono cresciuto comunque in un contesto dove nessuna delle nostre scuole era una scuola dove si puntava molto alla didattica, ma al contrario si cercava sempre, come dire, strumenti non convenzionali, strumenti legati, diciamo, alla didattica informale. Io ho avuto professori fuori di testa che ci portavano fuori scuola tutti i giorni a vivere la città, come altri invece, che quella professoressa di musica che faceva teatro, che comunque la storia ce l'ha fatta studiare attraverso il teatro e la messa in scena di spettacoli storici. Insomma, io penso di essere stato fortunato sia alle scuole medie che alle scuole superiori. Molto, molto. Infatti. Una classe di professori dove più che insegnanti erano quasi dei missionari, no? Si arriva in un posto di guerra e c'è da salvare il salvabile. Non so se oggi la scuola si possa permettere di poter, come dire, azzardare e rischiare come il mio professor Zivero, come la mia professoressa Chieffi, la mia professoressa Esposito, perché la scuola che ho vissuto non era una scuola 2.0 costruita all'interno di una macchina burocratica che tende a chiedere al professore non di essere un educatore, ma un giudicante. Quindi era tutto un altro mondo, io l'ho vissuto come allievo, come studente, adesso lo sto vivendo a volte. Come insegnante, quando faccio progetti anche europei, sto dentro la macchina scolastica, che la mia scuola era tutta un'altra scuola, quella che oggi è difficile. E quindi perché ve lo dico? Perché così come è difficile per voi, voi dovete pensare che è difficile anche per loro, i professori, e questo lo dovete mettere in testa, perché è una scuola abbastanza, come dire, burocratica e articolata. E allora quello che io dico sempre è che a volte però ciò che può rendere forse la macchina meno pesante è proprio tutto quello che si può fare al di fuori dell'orario scolastico assieme alla scuola. Noi nell'extrascolastico abbiamo fatto cose bellissime, a un certo punto si faceva questo patto: fino alle 2 facciamo quello che va fatto, perché va fatto. E poi restavamo fino alle 6, a volte addirittura il sabato andavamo a scuola, a fare teatro, a fare laboratorio di falegnameria, a fare sport, a fare canto, a fare qualsiasi cosa, anche solamente a stare in palestra, perché la scuola era diventata un centro sociale. Però questa era la mia scuola nel mio quartiere, perché forse era l'unico posto sicuro come il teatro. E quindi per noi era importante. Volevo chiederle perché ha scelto proprio Bologna come città. Perché volevo studiare al DAMS, cioè volevo studiare il teatro. E il teatro, ragazzi, volevo studiarlo dal punto di vista storico, letterario, e il DAMS, che è l'università, Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo, mi ha dato questa possibilità. Ok, grazie. Posso aggiungere che il DAMS l'abbiamo anche qui a Firenze? Sì, è solo che io faccio parte di quella generazione che guardava Bologna come luogo di fuga, di svago, ma soprattutto, essendo stato un ragazzo che è cresciuto nei centri sociali a Napoli, per me Bologna era la casa della sinistra e dovevo per forza venire a Bologna, ragazzi. Dopo mi pare di sentire Francesco Guccini dicendo queste cose anche. No, poi il problema è che sono arrivato a Bologna e mi hanno chiuso i centri sociali. Mi sa che il problema sono lì. Ah, ok, perché lo dice anche lui questa cosa proprio, no?
dice che Bologna sia proprio la regia di questo, proprio di queste cose. Dalle quelle parole, proprio quelle proprio precise, proprio a puntino. Allora Alessandro, noi ti vorremmo continuare a tenere qui perché io vedo anche altri ragazzi, mi stanno scrivendo sul telefono, vorrebbero fare altre domande, ma io ho anche già Valentina che mi ha brontolato perché ti avevamo detto fino alle 11 e sono già le 11:20, quindi magari se tu hai qualche altro impegno non cioè dici. No, io ho una riunione, cioè ho un altro Zoom tra 10 minuti per questo motivo. Quindi magari almeno dovrei andare in bagno e magari bere un attimo. Sì, noi artisti ogni tanto andiamo al bagno. Durante il Covid ogni tanto ci prendiamo un caffè e andiamo anche al bagno. Certo. Allora, che ti dobbiamo dire noi? Io vorrei che parlassero anche le mie colleghe per ringraziarti, Angela, Sabina, Danila, che è il nostro capo dipartimento di lettere, e che io intanto ti ringrazio veramente con tutto il cuore da parte mia, di tutti gli studenti, da parte della dirigente scolastica, che non abbiamo invitato, dobbiamo dire la verità. Questa volta non l'abbiamo invitata e facciamo noi saluti istituzionali perché volevamo dare più spazio ovviamente ai ragazzi. Poi se le mie colleghe ti vogliono ringraziare o vogliono intervenire mi farebbe molto piacere. Ringrazio io a nome di tutti, allora sono Danila Ferdani, ringrazio a nome di tutti, la mattinata è stata veramente piacevole, credo per noi, per i ragazzi, per tutti, molto utile, già Silvia ha detto tutto quanto, quindi non ti trattengo e ti ringrazio soltanto di nuovo, grazie mille, a nome di tutti davvero. Grazie Alessandro, questo speriamo sia un arrivederci, ovviamente. Dai, speriamo di vederci presto, me lo auguro. Presto in presenza e se non fosse in presenza ci adatteremo, Va bene? Va bene. Grazie Valentina. Grazie a tutti ragazzi, bravissimi. Grazie mille ragazzi. Grazie. E grazie all'Arci che ci aiuta sempre in questi progetti nella legalità e ci sostiene. Grazie a voi, grazie. Grazie. Ciao. Arrivederci.